Morgante, con questa nuova collaborazione tra Trenitalia e la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva per la diffusione della conoscenza ai passeggeri della sepsi, siamo dunque di fronte a una nuova sfida per Trenitalia: informare il passeggero sulla sua salute? Assolutamente sì, di fatto non è una novità perché noi abbiamo già un'altra iniziativa almeno, però vogliamo continuare su questo filone perché riteniamo che sia un argomento molto importante. Siamo un'azienda che tiene molto ai propri clienti e diciamo al paese poi, perché l'informazione si diffonde a tutti attraverso quella che facciamo noi sui nostri treni. In futuro sarà possibile intraprendere nuovi progetti che vedano coinvolti i medici a bordo? Non lo escludo assolutamente, perché ho detto l'azienda è sensibile, abbiamo anche tante iniziative che sono di tipo interno, industriale, che magari sono meno visibili rispetto a quella che lanciamo oggi. C'è un'attenzione alla pulizia che è uno dei primi fattori affinché non si diffondano anche malattie. Abbiamo un controllo spasmodico e di qualità con interventi molto, molto intensi. Ma poi potrei dire anche la presenza dei defibrillatori a bordo sui treni che hanno lunghe percorrenze senza fermate intermedie, altrimenti ci sono quelli nelle stazioni, proprio per fare in modo che se accade qualcosa riusciamo a intervenire con il personale che è a bordo. Secondo lei quanto aumenterà il gradimento dei vostri clienti dopo questa iniziativa? Cosa rappresenterà anche per il vostro nuovo management? Io mi aspetto, siamo tutti convinti, la squadra che ha lavorato su questo progetto, che aumenti, ma anche laddove non aumenti il consenso nei confronti di Trenitalia, l'azienda avrà fatto un buon servizio ai clienti e al paese. Sappiamo che Trenitalia, viaggiando a 300 all'ora, ci tiene alla puntualità. Arriva dunque in anticipo sulla salute del cittadino e andrà oltre i trasporti? Assolutamente, questa è quasi una provocazione. Sì, è un connubio più che un'invasione di altri campi o un'estensione della gamma dei servizi offerti. È una partnership che vuole essere appunto dedicata ai nostri clienti. Possiamo affermare che Trenitalia è all'avanguardia in Europa nel tutelare la salute del passeggero? Senza smentite mi sentirei di dire sì. Abbiamo anche in altri campi, per esempio in quello della solidarietà, un primato. Siamo stati i primi a introdurre alcune iniziative nelle stazioni per i senza fissa dimora, che poi è stato traslato in ambito europeo, quindi siamo stati promotori di questa iniziativa ed altri colleghi d'Oltralpe l'hanno adottata. Magari sarà lo stesso per questa. Presidente, quanto è importante promuovere queste campagne informative e cosa sta facendo la SIARTI a tal riguardo? La SIARTI da sempre si è interessata di questa problematica, tant'è che già da alcuni anni ha previsto un gruppo di studio dedicato alla sepsi. Questa iniziativa è importantissima, consideri che sulla sepsi si sa poco, eppure è la seconda causa di morte a livello mondiale. Come nasce la collaborazione tra SIARTI e Trenitalia per sostenere questa campagna? Ma diciamo che l'idea di 300 all'ora, cioè quella di arrivare presto, di fare diagnosi in questi casi, anche una terapia appropriata in tempo, è l'arma vincente per noi. E siccome Trenitalia è stato un esempio, l'azienda ha cambiato la nostra vita, no? Con 300 all'ora, ci ha fatto arrivare primi, e quindi abbiamo cercato di utilizzare questo slogan per quell'obiettivo: arriviamo primi per sconvincere la sepsi. Quali strumenti ci mette a disposizione la medicina moderna per combattere la sepsi? Abbiamo tanta tecnologia e tanti farmaci, però non ce la si fa, bisogna fare prevenzione. Lei consideri che in America, dopo una formazione di alcuni mesi, solo il 40% degli intervistati sapeva cos'era la sepsi, quindi c'è tanto da lavorare. Noi come SIARTI da tempo facciamo formazione, ma non basta, bisogna anche informare. Team specializzati e multidisciplinari potrebbero contribuire a individuare prima il paziente settico? Che ruolo gioca appunto la formazione? La formazione, come dicevo prima, è fondamentale e il lavoro del team è altrettanto fondamentale.
già da alcuni anni in molte realtà ospedaliere esistono i team che si interessano di sepsi, l'infettivologo, l'intensivista, il microbiologo, l'epatologo, insomma chi fa anche emergenza. Quindi ci sono dei gruppi di lavoro, gli infermieri, perché no, anche loro sono fondamentali in questa attività. Pertanto il lavoro di equip, il lavoro di team è fondamentale. Dottoressa, cosa rappresenta il Sepsi Day e perché è così importante? Buongiorno a lei. Allora, la Giornata Mondiale della Sepsi è un'iniziativa promossa da un'organizzazione no profit, la Global Sepsi Alliance, che si celebra tutti gli anni il 13 settembre. Celebriamo la lotta alla sepsi attraverso numerosi eventi sia di tipo sanitario che non, e fra questi ricordiamo ad esempio la Sepsi Run che si è svolta a Torino ad Ancona, oppure l'allestimento dei gazebo negli ospedali. L'obiettivo di questa giornata è molto forte, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologia ancora molto poco conosciuta che ha una mortalità ancora troppo elevata. Nel senso che noi più o meno sono colpite 31 milioni di persone nel mondo all'anno. In Italia abbiamo 250.000 casi all'anno e una persona su quattro muore per questa patologia. L'altro obiettivo è quello di attirare l'attenzione dei politici e delle istituzioni sull'impatto della sepsi sulla salute pubblica. Ecco, cosa devono fare le istituzioni e gli ospedali? Allora, in primo va detto che noi ci rendiamo disponibili, anzi questa è un'iniziativa proprio a favore di una collaborazione con le istituzioni per promuovere programmi in primis di prevenzione delle infezioni e di un buon uso degli antibiotici per prevenire le resistenze agli antibiotici che ormai sono un grande problema, ma soprattutto per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente settico, perché spesso molte azioni per fare la diagnosi e per curare questi pazienti non sono ancora attuate a livello degli ospedali. Quindi gli strumenti che possiamo usare sono fondamentalmente due: la formazione, quindi bisogna che tutto il personale sanitario sia educato alla sepsi, sia consapevole anche delle conseguenze letali, e poi l'organizzazione. Occorrono dei percorsi standardizzati, perché la sepsi, come l'infarto, è una malattia a tempo dipendente. Più tardi si fa la diagnosi, più tardi si fa la cura, maggiore la mortalità, e se non si ha un percorso standardizzato è facile perdere tempo. Quindi un forte invito a collaborare per questa iniziativa. Lo scopo per cui noi eravamo nel treno era duplice. Allora, il primo scopo era fare un'indagine conoscitiva sul livello di conoscenza della popolazione italiana di questa patologia che miete tante vittime e che è importante venga curata in tempo. Allora abbiamo somministrato dei questionari e poi successivamente, nel momento in cui li abbiamo ritirati, abbiamo dato materiale informativo. Il messaggio che noi vogliamo sia arrivi agli italiani è che questa patologia è una patologia tempo dipendente, per cui la prognosi è buona se le cure e la diagnosi vengono fatte in tempi veloci. Se viene perso tempo e la diagnosi è tardiva, la mortalità può essere molto alta. La consapevolezza di questa patologia porta alla presa di coscienza appunto di tutti della gravità, per cui l'invito è quello di chiedere aiuto nel momento in cui stiamo male, abbiamo bisogno e siamo preoccupati per la nostra salute. Come siete stati accolti dai viaggiatori? Devo dire che ci sono stati due tipi di viaggiatori. Un tipo di viaggiatore molto interessato e molto coinvolto, di solito più giovani, che ci hanno fatto anche tante domande, alcuni addirittura avevano avuto delle storie personali per cui ci hanno ringraziato del nostro lavoro ed è stato veramente piacevole. Altri, alcuni erano impegnati a fare i loro lavori, perché molti in treno lavorano, fanno la loro vita, per cui erano più frettolosi, e pochissimi non hanno, tipo io ho visto tre persone che hanno rifiutato addirittura e non hanno voluto il materiale informativo. Siamo stati accolti da Trenitalia in una maniera fantastica,
il capotreno ci ha dato la sua stanza, ci ha accolto, ha compilato anche il questionario, il personale del treno era interessatissimo, per cui è stata un'esperienza veramente bella. Cosa bisogna fare per prevenire la sepsi? Partiamo dalla prevenzione primaria, direi laviamoci le mani, cioè contrastiamo la trasmissione dell'infezione che è alla base dello sviluppo della sepsi, per cui le mani ricevono e trasmettono e sono uno dei più importanti veicoli di trasmissione dei germi, per cui l'igiene delle mani è al primo posto. Dopodiché cerchiamo di curare bene le infezioni quando ce le abbiamo, ovvero di completare i cicli antibiotici. Completare vuol dire non prendere antibiotico per un giorno e poi smettere, questo favorisce l'insorgenza di resistenze batteriche e quindi i nostri antibiotici rischiano poi di non essere più efficaci. Dottoressa, la sepsi può colpire tutti o solo alcuni soggetti a rischio? Buongiorno a tutti. Sì, questa è una domanda che ci hanno fatto in molti, anche perché magari si pensa che il paziente che abbia delle comorbidità oppure è immunodepresso, anziano, possa essere più frequente soggetto alla sepsi. Sì, questo è assolutamente vero, così come il bambino di età inferiore all'1 anno o la gravida in tutte le fasi della gravidanza. Ma la sepsi può colpire chiunque, in qualunque momento della propria vita, ed è per questo che abbiamo cercato in qualche maniera di spiegare loro di quanto potesse essere importante riconoscere i sintomi e la prevenzione. È stato veramente un'esperienza molto bella perché la maggior parte delle risposte in Italia in questo momento è no sulla sepsi.